Oggi vi voglio raccontare una storia. È una storia spaventosa, ma divertente. È la storia di Halloween. Halloween è una festa che si celebra ogni anno la sera del 31 ottobre. Con zucche intagliate, costumi mostruosi, racconti da brivido, dolcetti, scherzetti e tante risate. Così lo festeggiamo oggi. Ma qual è la storia di Halloween? Scopriamolo insieme. Le origini di Halloween sono antichissime. Molti secoli fa, in Irlanda, il popolo dei Celti festeggiava il Capodanno proprio fra il 31 ottobre e il 1 novembre. Il Capodanno celtico, o Samhain, era una ricorrenza importante in cui si celebrava la fine dell'estate e del periodo del raccolto e l'inizio dell'inverno, ovvero la metà fredda e oscura dell'anno. I Celti credevano che durante quella notte il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse e che quindi gli spiriti dei morti potessero facilmente oltrepassarlo. Per proteggersi, i Celti accendevano fuochi e lanterne ricavate da rape intagliate e si travestivano per sfuggire ai fantasmi, confondendosi in mezzo a loro o spaventandoli. C'era poi l'usanza di lasciare del cibo a disposizione delle anime dei defunti. In questo modo gli spiriti sarebbero stati benevoli e non avrebbero fatto dispetti o brutti scherzi ai viventi. Ma cosa vuol dire Halloween? La parola Halloween è l'abbreviazione di All Hallows Eve, che significa Vigilia di ogni Santi. La festività cristiana di ogni santi, infatti, viene celebrata il 1 novembre. Quindi Halloween è proprio la vigilia di ogni santi. Quando il cristianesimo arrivò in Irlanda, le celebrazioni religiose si mischiarono alle antiche tradizioni celtiche che sopravvivono ancora oggi nei festeggiamenti di Halloween. I travestimenti, il richiamo al mondo degli spiriti, le lanterne e l'usanza del trick or treat, dolcetto o scherzetto. Wow! Quante cose interessanti abbiamo imparato oggi! Adesso sì che siamo pronti per festeggiare! Buon Halloween! Thank you.